Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly e in questo episodio speciale di Diario di Viaggio on the road voglio raccontarvi una breve storia, un veloce aneddoto che va indietro nella storia di questo canale YouTube e riguarda un video realizzato ben 6 anni fa. L'importante parentesi per cui faccio questo video è che domenica 14 giugno 2020, nella mattinata, ci ha lasciati l'amico e collega di Protezione Civile Gianfranco. Abbiamo lavorato tantissimo assieme, siamo addirittura stati assieme in Abruzzo tra le più grosse emergenze che abbiamo fatto nel 2009, nell'anno del terremoto. Gianfranco è stato un grandissimo amico, per così dire, nella vita reale. Abbiamo fatto tante cose assieme, gli ho sistemato computer e cellulari, lui ogni tanto mi ha aiutato su alcune cose, perché comunque si occupava di formazione di Protezione Civile. Aveva una cosa molto particolare, era una passione che aveva da tantissimo tempo, era la passione per il trucco. Infatti Gianfranco era anche un bravissimo truccatore di Protezione Civile. Cos'è il truccatore di Protezione Civile? Quando si fanno le esercitazioni di soccorso si simula una calamità, un incidente, una situazione particolare per mettere alla prova la macchina della Protezione Civile, quindi mettere alla prova i soccorritori e i meccanismi di soccorso. Quando si fanno questa tipologia di simulazioni, quando si fanno queste esercitazioni, naturalmente non vai solo a costruire la calamità, l'incidente, lo scenario, ma vai anche a popolare lo scenario di persone ferite. Una cosa è avere questo scenario, non so, magari l'incidente ferroviario, quindi avrai, non so, un treno un po' danneggiato, vetri rotti, e i soccorritori che entrano e devono soccorrere le persone presenti. Una cosa è soccorrere delle persone che sono lì, sedute, tranquille, salve, sono un ferito, ti comunico che la mia gamba è rotta, e tu devi soccorrere la persona in questo modo. Un'altra cosa, proprio a livello psicologico, per il soccorritore è quella di entrare in un ambiente complesso e sentire urla e pianti, trovarsi davanti non una persona tranquilla che ti dice «sì, mi sono rotto una gamba», bensì trovarti una persona mezza svenuta, magari con un buco sulla gamba e un pezzo di osso che gli esce fuori. Psicologicamente è tutta un'altra cosa. E naturalmente non è che per fare questa simulazione allora prendi una persona e gli spacchi una gamba. Di solito si evita questo tipo di realtà. Quello che si fa è chiamare dei truccatori teatrali o dei truccatori cinematografici professionisti che possano realizzare un trucco che somigli incredibilmente bene ad una vera ferita. Gianfranco questo faceva anche come hobby, come passatempo, ma era molto bravo in questo. E infatti l'aneddoto che vi voglio raccontare comincia l'ultima settimana di ottobre del 2014. Molti canali YouTube su YouTube Italia lanciano la settimana Hallowtube, la settimana dedicata ad Halloween, in cui tutti quanti realizzano uno o più video proprio dedicati al tema di Halloween. E mi viene in mente anche a me di realizzare un video a tema Halloween. Ho già scritto il video, si parla del film War Games, ma voglio dargli una chiave un pochino più thriller, un pochino più horror. Allora faccio quasi le stesse cose del personaggio, trovo questo sistema, chiedo informazioni, mi rendo conto di essere entrato in un sistema in cui forse non sarei dovuto entrare, allora provo a scappare di corsa, però inciampo, cado e mi ferisco. Telefono a Gianfranco l'ultima settimana di ottobre, gli accenno questa cosa: lo sai, io faccio i video su YouTube, faccio questa cosa, ho pensato, visto che si sta facendo la settimana di Halloween, vorrei fare questa simulazione in cui ho un bel pezzo di vetro piantato sulla fronte. E Gianfranco subito entusiasta: «Ah sì, che bella idea, come mi piace», eccetera eccetera, e restiamo per vederci il 31 ottobre nel primo pomeriggio. Lui viene da me in ufficio, mi truccherà, a quel punto poi io con il trucco addosso girerò il video, quindi nella mattinata giro le parti senza la ferita, vado in ufficio a lavorare normalmente, nel pomeriggio viene anche lui, giro un breve timelapse mentre mi sta truccando, e poi una volta truccato con questo pezzo di vetro, in realtà un pezzo di policarbonato di una custodia di CD piantato dentro la fronte, giro il video e poi mi resta questo trucco per tutta la serata, perché poi vado anche a una festa di Halloween con degli amici, e questo trucco, che tra l'altro ha avuto moltissimo successo non solo nel video, ma anche proprio nel corso della giornata, perché naturalmente sono rimasto dalle 3 del pomeriggio fino alle 10 di sera con sto coso piantato in testa,
quindi ha avuto un successone. Poi Gianfranco vede il video, gli è piaciuto tantissimo, mi fa «Ma guarda, dobbiamo assolutamente fare un'altra volta una cosa del genere!» guarda, ci dobbiamo organizzare, perché è un'idea simpaticissima, è un'idea divertentissima, e comunque mi piacerebbe realizzare un video proprio parlando del trucco di protezione civile. Purtroppo, naturalmente, il tempo passa, gli impegni sono quello che porta via maggior tempo, e l'occasione si perde. Quella che era stata una lunga battaglia di Gianfranco con una terribile malattia, purtroppo finisce. E per questo, in questo vlog, vorrei solo dirvi che dovete cogliere l'attimo, quando avete un'occasione non la rinviate, quando pensate «Ah, si potrebbe fare questa cosa, dai, poi ci organizziamo!» No. Organizzatevi il prima possibile. Ogni occasione persa difficilmente è un'occasione che si potrà recuperare, mentre ogni occasione vissuta e realizzata certamente è un bellissimo ricordo che si può fare con gli amici. E questo è il mio messaggio per questo video, e questo vuole anche essere il mio saluto finale all'amico Gianfranco, che subito si era messo a disposizione con la sua grandissima simpatia per questo piccolo progetto, e a cui avrebbe fatto tantissimo piacere partecipare a un altro progetto, che poi non ho avuto modo di poter realizzare, quindi è diventato un rimpianto. Per questo vi dico, non fatevi scappare le occasioni, perché alcune occasioni si possono ripresentare, ma altre no, ed è il caso di cogliere l'attimo. Detto questo, io sono Grizzly, e concludo questo vlog così, con un grande abbraccio all'amico Gianfranco. Ciao e grazie per la grandissima disponibilità che mi hai sempre mostrato. Mi mancherai veramente tantissimo.